Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti. Aspettiamo che vi colleghiate. Ecco i primi che si collegano. Buongiorno Mirella. Buongiorno Angela. Buongiorno Rita. Oggi abbiamo delle bellissime notizie, quasi tutti i sabati diciamo. Buongiorno Milena, buongiorno Loredana, Franco, buongiorno Michela, buongiorno Pietro, aspettiamo ancora che vi colleghiate ancora un pochettino e poi iniziamo. Dovrebbero esserci il Nicola e la Monia che condividono la diretta. Buongiorno Luca, ed ecco Ferruccio. Allora, tutto ok, però non vedo le condivisioni. Allora, intanto voglio ringraziare enormemente, guardate cosa mi hanno fatto i quartini, mi hanno fatto questa targa pazzesca sul famoso emendamento per cui loro abbiamo risolto tutti insieme, mettendo insieme tutte le forze politiche, Presidente della Camera, Presidente della Repubblica, di tutto, di più, Ragioniere dello Stato, insomma la loro problematica, e devo dire che mi sono commosso oggi quando Milena me l'ha consegnata, ma poi è stato carino perché mi hanno consegnato pure la maglietta dei quartini, cioè veramente insomma sono quelle cose fantastiche che però non dovevate assolutamente. Ecco, ho qui anche, e la prossima settimana consegnerò al Ministro Bernini il regalo che gli avete preparato, gli avete predisposto. Quindi grazie, sono io a ringraziare voi perché insomma l'impegno della politica è quella di realizzare i bisogni, i desideri, a volte anche i sogni dei cittadini, e quindi insomma sono io a ringraziarvi, non voi a dovermi ringraziare, e poi in bocca al lupo per l'esame, per il fatto che diventi 4.000 ragazzi possano diventare medici, perché noi ne abbiamo veramente bisogno. Notizia molto interessante, sapete la lotta che sto facendo quasi donchisciottesca per il tema delle bollette, vi ruberò pochi secondi, pochi minuti perché insomma, però è un tema molto importante che riguarda ovviamente anche i cittadini aronesi. È arrivata una nota di ARERA, sapete che io ho fatto due conferenze stampa, ho convocato due volte in commissione ARERA, gli ho scritto l'altro giorno dicendo: ma il cambiamento dal mercato libero, la domanda dal mercato libero al mercato tutelato, da quando vale? Vale dal momento dell'invio. Prima risposta. Seconda risposta, molto importante. Io ho chiesto: ma nel 2024 i dati del mercato libero quali sono? Sono più vantaggiosi o meno vantaggiosi rispetto al mercato tutelato? E ARERA, che è l'autorità di controllo che ho chiesto di audire per la terza volta mercoledì, quindi mercoledì in diretta web TV della Camera, ci sarà l'audizione del sottoscritto del presidente di ARERA, ma poi ho chiesto anche di audire l'antitrust. E domani o dopo, no, lunedì o martedì incontrerò le 15 associazioni di consumatori che mi stanno anche aiutando, perché questo è un tema che ci riguarda tutti. ARERA cosa dice? Il monitoraggio delle offerte relative al primo bimestre 2024
mostra l'assenza di offerte nel libero mercato con un prezzo d'energia più vantaggioso di quello garantito dal servizio di maggior tutela. Cosa vuol dire? Vuol dire che, e lì potete guardare il tutorial che ho fatto, se siete fragili, over 75 e diversamente abili e siete nel mercato tutelato, basta guardare sulla bolletta se in alto c'è scritto mercato tutelato, non muovetevi, state lì, anche se vi chiamano chiunque, vi faccio un'offerta, vi faccio un'offerta. Se siete invece, se non siete, chiamiamoli vulnerabili, quelli di cui ho detto, a quel punto avete la possibilità di andare nel mercato libero, ma avete anche la possibilità di rimanere nel mercato tutelato e in questo momento vedete che è assolutamente meglio. Se rimanete nel mercato tutelato, il 1° luglio andate nel mercato tutele graduali con un risparmio almeno di 131 sul mercato tutelato di risparmio, ma sul mercato libero è anche di più. Tanto più dopo questo chiarimento di Arera che dice che nessuna offerta sul mercato libero è migliore del mercato tutelato. Quindi questa mia battaglia è una battaglia importante. Perché? Perché stiamo parlando di un tema non secondario, la bolletta della luce. Ecco, quindi io ho fatto un tutorial in cui spiego come si può entrare nel sito di Arera, compilare la domanda, mandarla via, dal momento in cui viene mandata via vale il passaggio al mercato tutelato. Ricordiamoci che c'è tempo fino al 30 giugno e siamo bombardati da offerte che, come si vede da Arera, non sono più vantaggiose del mercato tutelato. Quindi ognuno di voi faccia dei ragionamenti. Quello che su cui mi batterò mercoledì quando incontrerò Arera è: ma chi non ha esperienza o capacità di utilizzare il computer come farà? Perché sono tante le persone che magari non sono over 75, quindi sono già tutelate, però per esempio a me è capitato al supermercato, è uscito uno dalla Coop di Arona e mi ha detto: io purtroppo ho 84 anni, ho aderito al mercato libero, adesso voglio tornare al mercato tutelato, come faccio, come non faccio? E gliel'ho fatto io. Però, cioè, voglio dire, stiamo parlando di 5 milioni di utenze, che vuol dire 10 milioni di persone, non è uno scherzo. Quindi, adesso vi ho fatto... ma vi tengo aggiornati su tutta questa questione delle bollette e vi dico mercoledì in audizione, ed è pubblica l'audizione di Arera, per la terza volta audirò Arera. Dopodiché ho chiesto anche l'antitrust perché onestamente devo dire che bisogna informare correttamente il consumatore se gli si vuole far risparmiare dei soldi. Ecco, quindi questo è assolutamente importante. Adesso parliamo dei super eventi che ci sono nel nostro programma, sono tantissimi super eventi, però possiamo dire, ovviamente incrociamo le dita, noi speriamo appunto, siamo in campagna elettorale, speriamo di vincere. Ecco, incrociamo le dita, abbiamo la possibilità di avere un mega super evento nella spettacolare Rocca. Ecco, non vi dirò ancora niente perché ovviamente se non insomma in qualche modo prima bisogna fare il passaggio elettorale, però ci impegneremo in ogni caso per questo grande interprete della musica italiana. Ma poi tra i super eventi ci sono gli eventi che stanno pensando, organizzando i nostri giovani. Noi ho detto che vogliamo cambiare un po' il modo di approcciare, diciamo, l'amministrazione, cioè tornare al 2010 quando tante persone amministravano
la città, cioè erano coinvolte, erano protagoniste, attori del cambiamento della città e quindi anche i giovani. E i giovani vogliamo dargli una grandissima fiducia, infatti ne abbiamo candidato uno di Quinta Liceo, che sta aggregando tantissimi giovani per organizzare un grande evento a settembre. Anche qui incrociamo le dita, prima dobbiamo vincere le elezioni. Poi, però intanto stanno lavorando, eccetera, insomma bisogna anche nella vita impegnarsi guardando con ottimismo al futuro. Poi c'è il tema di far vivere enormemente questa grande piazza San Graziano. Io oggi al Gazebo, devo ringraziare anche tutti quelli che vengono al Gazebo a trovarci, questo grande entusiasmo e energia che c'è al Gazebo, che è una roba stratosferica, e vi dico, vogliamo rivitalizzare la piazza San Graziano, portare le associazioni musicali, fare eventi con le associazioni musicali della città. Adesso c'è il tema della stazione, è stato anche emozionante, devo dire, essere lì alla sede delle ferrovie e sentire citata Arona tra le stazioni. Io lo sapevo da 5 mesi, però onestamente fino a che non c'è l'ufficialità, in questo caso la conferenza stampa, comunque c'è stato, io ho sentito una grande emozione, ecco, sono innamorato della mia città, sono innamorato di Arona, e quindi sentire Arona e che la stazione torna a vivere, che tutti gli spazi verranno sistemati, e stiamo parlando di un investimento minimo di 1 milione di euro a carico delle ferrovie, minimo. Però si sta lavorando anche su altri obiettivi, sempre legati alle ferrovie, sempre legati alla linea Milano-Domodossola, Novara, diciamo Arona, Borgo Maniero-Domodossola, e anche su altre aree, diciamo, da riqualificare. Quindi vi dico, quella della stazione di Arona è un grande orgoglio, perché insomma per esempio quella che alla fine, perché ringraziano me, ma in realtà è stato questo genitore di Arona che mi ha chiamato e mi ha detto: ci abbiamo questo problema, ci dia una mano. Io gli ho dato una mano, però se non mi chiamava, era un tema della sanità, della medicina, dei test di medicina che riguardava l'università. Io sono in una commissione che è attività produttiva e commercio e artigianato, nell'altra sono nella commissione finanze, quindi non è che seguiamo tutto in Parlamento. Se non mi avesse chiamato questo genitore, io sinceramente non potevo sapere neanche dell'esistenza del problema, no? Anche perché siamo presissimi su tanti altri versanti. Ma questo genitore ha il marito che è capostazione d'Arona, quindi immaginate anche l'orgoglio di tornare, e anche l'orgoglio di avere una stazione totalmente riqualificata. Ecco, quindi, e poi diventa anche più sicura, perché una stazione, qualsiasi luogo che è vissuto, è più sicuro, e questo è un dato di fatto. Io ho parlato appunto con l'amministratore delegato delle ferrovie. Ci saranno le telecamere, ci saranno, diciamo, spazi per le associazioni, ci saranno tantissime possibilità, perché i metri quadri a disposizione sono tantissimi. Torniamo ai giovani. Giovani che stanno già lavorando, guardando al futuro, ovviamente con ottimismo. Francesco Provicoli, di Quinta Liceo, giocatore di basket, entusiasta come me, e ha voglia di fare. E quindi, tra l'altro, se volete partecipare adesso alla campagna elettorale e dopo agli eventi organizzati dai giovani, la piazza San Graziano organizzata dai giovani, eccetera eccetera, contattate Francesco.
tanti lo stanno facendo perché fanno gruppo e perché poi l'evento che hanno in mente per settembre è un evento che necessita di tante forze, di tanti giovani che possano impegnarsi. Ovviamente ci saremo anche noi, eccetera, daremo tutte le mani di questa terra, però insomma è importante che siano i giovani a fare qualcosa, perché sicuramente viene meglio se lo fanno loro. Poi abbiamo Andrea Rigoni, laureato in scienze dell'educazione, un educatore bravissimo, persona di una sensibilità unica, di un coraggio unico, perché lottare ancora adesso, la scorsa settimana ha ancora fatto delle chemio, questo è per darvi l'idea del si sta ancora curando. Cosa vuol dire Piazza San Graziano organizzata dai giovani? Vuol dire che i giovani insieme agli architetti stabiliranno come sarà disposta, basta diciamo poco verde, faranno loro. Io non voglio metterci becco, perché se una piazza deve diventare dai giovani deve essere progettata dai giovani, caro Claudio, e purtroppo se no la facciamo per noi e alla fine il risultato è quello lì, che resta vuoto. Quindi è un modo diverso di approcciare l'amministrazione, dare fiducia ai giovani, e per dare fiducia ai giovani bisogna che un giovane venga pure eletto, d'accordo? E questa è quindi io spero tutti che, ovviamente senza togliere niente ai meno giovani candidati, ma che tanti di voi votino i ragazzi, Francesco Provicoli, Andrea Rigoni, appunto una persona che si occupa del sociale, è un educatore, sta appunto vivendo una situazione difficile da un anno e mezzo, ma con coraggio e tenacia. Vi dicevo, fino alla scorsa settimana era ancora sotto chemio e probabilmente deve farne ancora purtroppo, però ha un coraggio da leone, una tenacia da leone. Terzo giovane, Davide Casazza, che si laurea in beni culturali con una tesi sulla rocca, e quindi un gruppo diverse età, molto importante, perché gli amici di Davide Casazza hanno 27-28 anni, è un target di giovani, gli amici di Francesco Provicoli è un altro target di giovani, che è quelli dei 18-19 anni, e l'altro ha 32 anni, è un altro target di giovani. Quindi abbiamo la possibilità di... Ma la logica è... Non è importante che Francesco Provicoli sia il consigliere comunale, l'unico consigliere comunale, è importante che sia consigliere comunale, ma tutti i giovani che vogliono impegnarsi con Francesco hanno le porte aperte e faranno questi eventi a settembre, dove vogliamo coinvolgere lui, non vi dico quanti giovani perché è incredibile, ma sarà bellissimo, perché se arrivano i giovani arrivano anche le famiglie, insomma la città ha un cambiamento, insomma sapete che io penso sempre alle rivoluzioni, ovviamente positive. Quindi non mi dilungo oltre, vi ringrazio per tutto l'appoggio che ci state dando, l'aiuto con amici, parenti e conoscenti. I candidati pian piano ogni sabato ve li faccio conoscere, però ci tenevo a iniziare con loro tre, perché insomma credo che tutti noi facciamo politica per lasciare un mondo migliore alle future generazioni, e dobbiamo anche coinvolgere nella politica le future generazioni, perché insomma è giusto che trovino spazio, trovino autostrade di cose da fare, e sappiamo che insomma spesso ci vuol poco per migliorare il nostro grande paese, e insomma noi siamo, credo, tutti innamorati dell'Italia, siamo tutti innamorati di Arona, di cose ne possiamo fare tantissime. Per il resto, buon weekend a tutti e grazie per il grandissimo sostegno.